I finanzieri della compagnia di Augusta hanno scoperto un sito industriale presente all'interno dell'area di sviluppo industriale di Augusta, dove era stato impropriamente abbandonato un ingente quantitativo di rifiuti industriali e scarti di lavorazione rinvenuti all'interno e all'esterno di un capannone in contrada San Cosumano. L'attività ispettiva, condotta con l'ausilio di tecnici dell'ARPA di Siracusa, del Libero Consorzio e dell'ASP di Augusta, ha consentito di circoscrivere un'area di circa 5.000 metri quadrati e sottoporla a sequestro preventivo a disposizione dell'autorità giudiziaria retusea. Nell'occasione è stato possibile procedere anche a una campionatura dei rifiuti presenti nell'area industriale cautelata, grazie all'operato dei tecnici intervenuti con i finanzieri della compagnia megherese, che ha rilevato la presenza di polvere di pirite particolarmente nociva per la salute pubblica qualora non correttamente gestita e smaltita. Ulteriori accertamenti investigativi, posti in essere dai militari delle Fiamme Gialle, hanno consentito di deferire alla locale autorità giudiziaria il curatore fallimentare della società proprietaria del sito interessato dal sequestro. Il risultato conseguito testimonia ancora una volta l'importante ruolo svolto dalla Guardia di Finanza a tutela del territorio e a tutela della salute dei cittadini. I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, sono intervenuti presso un'abitazione di via Bondifè a causa di un'aggressione da parte di una donna disoccupata augustana, classe 72, con precedente di polizia, nei confronti dell'ex convivente e della sua nuova compagna. L'aggressione, consistita nel danneggiamento della porta dell'abitazione della sua autovettura e nel rivolgergli insulti e minacce di morte, era già la seconda nel giro di una settimana. Le motivazioni di tale insistenza della donna sarebbero dovute, oltre a motivi di gelosia, anche e soprattutto all'affidamento congiunto della figlia minore, temporaneamente però affidata dal tribunale per i minori solo al padre, a causa della sua condotta generale. Nel corso della seconda aggressione all'ex convivente, la donna, inizialmente allontanatasi all'arrivo della pattuglia dell'arma, tornava poco dopo sotto l'abitazione, al cui interno vi erano ancora i carabinieri che stavano ascoltando le vittime e scagliava la sua ira contro l'autovettura della coppia, danneggiandola gravemente, distruggendo specchietti retrovisori, spazzola a tergi cristalli anteriore e posteriore, il vetro parabrezza anteriore e realizzando profondi graffi su tutta la carrozzeria. La donna è stata quindi bloccata dai carabinieri e dichiarata in arresto per danneggiamento aggravato. Oggi, nei quotidiani regionali in particolar modo, il giornalismo d'inchiesta, che era solito fare il compianto Pippo Fava e tanti altri, pare sia letteralmente scomparso. L'informazione che viene data ai lettori viene alimentata in massima parte dai comunicati stampa di politici e amministratori locali. Ai cittadini si dà voce solo se sono dalla parte del potere, altrimenti sono condannati alla solitudine e quindi all'emarginazione, così come avviene in certi comuni della nostra provincia. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il presidente nazionale dell'UNCI, Unione Nazionale Cronisti Italiani, Alessandro Galimberti, in occasione dell'incontro dibattito organizzato proprio dall'UNCI e dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che ha avuto luogo sabato scorso alle Polivalente di Lentini, alla presenza di numerosi operatori dell'informazione. Alessandro Galimberti, presidente nazionale dell'UNCI, ecco, oggi fare il giornalista è un mestiere difficile. Sì, è difficile come è sempre stato difficile, oggi lo è di più perché la professione è stretta all'angolo da tante cose, da persone che non esercitano questo lavoro ma che in realtà lo fanno, che non sono giornalisti, che non hanno il titolo, ma più che il titolo direi la preparazione dei giornalisti. Gran parte della comunicazione viene fatta direttamente dagli enti, dai soggetti o politici o istituzionali o di cronaca.
che danno sempre una versione incompleta di Comodo. Oggi per il giornalista fare verifica delle fonti, fare un'informazione esaustiva che richiede tempo, competenza e quindi risorse è difficile, anche perché poi c'è un aspetto che di solito di cui si parla abbastanza ma non troppo, che è quello della remunerazione. Fare un lavoro difficile, controcorrente e sempre più rischioso, non solo per questioni di problemi, di rischi proprio di incolumità che pure rimangono e soprattutto sono sempre stati, ma anche rischio giudiziario, rischio di citazioni, rischio di querele, rischio di smentite, rischio di notizie nate vecchie e che una volta presentate ai giornalisti sono anche avvelenate, se ne è parlato oggi qui. Un mestiere difficile, però questo non deve essere un alibi per abbassare la guardia, per abbassare il livello e la qualità del lavoro che il giornalista fa, perché il giornalista, a differenza di tutte le altre figure, di comunicatore, di blogger, influencer o liberi battitori, il giornalista iscritto all'ordine, ha, che sia pubblicista o professionista, ha dei doveri di verità, doveri di comportamento, doveri di linguaggio che sono anche sanzionabili e sanzionati. Tutto il resto della popolazione dei comunicatori questa regole non le ha, e questa secondo me deve essere la vera differenza che noi dobbiamo rimarcare, non per sentirci noi diversi dagli altri, ma per dire all'opinione pubblica noi abbiamo dei doveri di verità, comunque sia, che altri non hanno neanche per iscritto. Ecco, per concludere, oggi prevale il giornalismo dei comunicati stampa, mentre il giornalismo d'inchiesta quasi quasi sta a chiuso i battenti. È per quel motivo che dicevo prima, perché gli enti preferiscono fare una comunicazione addomesticata, farla in proprio. Oggi attraverso i social network e il web 2.0 non c'è più bisogno di appoggiarsi a una testata, la si può tranquillamente evitare martellando il web. È evidente che per il motivo appunto che spiegavo prima è difficile fare un giornalismo controcorrente, cioè che esce dalla comunicazione compiacente. Dire delle cose magari non compiacenti diventa problematico A, per trovare le informazioni e i riscontri, B, per trovare come pubblicarli, e poi C, resistere quando ti sei raggiunto da rettifiche, intimidazioni sotto forma di querela, citazioni temerarie. È molto difficile, è un momento molto difficile per il giornalismo. C'è anche l'emarginazione. C'è anche l'emarginazione professionale, perché le redazioni sono sempre più vuote, i giornalisti lavorano sempre più come individui atomizzati sul territorio, non sono più in rete tra loro, e c'è un'emarginazione poi anche sociale, perché se c'è qualcuno, e sappiamo che ci sono tanti qualcuno che dicono che i giornalisti sono una categoria di esservi, asserviti, una casta, mistificando la realtà, e noi lo sappiamo bene che è mistificata, poi c'è anche proprio il rischio di non solo di emarginazione sociale, ma di odio sociale, di cui i giornalisti rischiano di essere purtroppo un terminale passivo, ovviamente.